spartaticità che si è venuta a creare politicamente. Posso aggiungere una cosa domanda che non fa? Per la prima volta io vedo probabilmente un'unione dell'opposizione pensare di andare avanti con questa iniziativa e di concretizzare questi interventi politici rispetto a questa fuga della maggioranza. Per quanto riguarda noi, fino ad oggi abbiamo dato sempre e abbiamo dato garanzia di opposizione, anche se da qualche parte ogni tanto, di tanto in tanto, diciamo, abbiamo avuto di segnare un pochettino di responsabilità tra parentesi per il bene della città. A noi per quanto riguarda questa amministrazione dovrebbero governare loro la città di Casoli se sono capaci. Ma mi sa che fino ad oggi hanno dimostrato assolutamente che tutta questa unità non ci sia. Quindi se troveranno, penso che sia un po' difficile, il bandolo della matassa, che mettono un po' da parte tutti i personalismi che li stanno finendo di spaccare, allora è probabile che si possa fare qualcosa nella città di Casoria veramente con responsabilità e con abnegazione. Se poi pensano ancora di andare avanti per coltivare gli ufficiali personali, io penso che la città non deve sapere queste cose e poi si trattano dei conclusioni. Sì, allora noi personalmente come parte, come opposizione mista, siamo preoccupati perché sono trascorsi ormai 9 mesi dalle elezioni e analizzando il dato politico amministrativo non possiamo che ammettere e sottolineare il totale immobilismo. Sono ancora più preoccupato perché questa maggioranza con questa azione ancora una volta va a dimostrare la sua miopia politica e una totale mancanza di programmazione e di pianificazione. A malapena si riescono a inseguire le emergenze, mentre la città attende risposte importanti come la questione del più Europa, la sottoscrizione dell'accordo di programma con la regione Campania per il trasferimento di fondi dell'Unione Europea, poco più di 30 milioni di euro, la questione del piano casa, che ormai è sempre più un patto sociale permettendo ai giovani di costruirsi una casa dove andare a vivere, il piano urbanistico comunale ormai vecchio da oltre 30 anni e la questione di Casoria Pisa, una società in aria che oggi ancora una volta 2 milioni di euro di debiti. Io dico solo questo, il Casoria merita rispetto e dignità, merita un sindaco e una classe dirigente capace e all'altezza del compito che la città gli ha affidato. Grazie. Prego.